Il giorno 16 agosto 2023, a Sant'Agata di Puglia, un'imponente e suggestiva celebrazione prende vita in occasione della festa del Santo Patrono presso la pittoresca chiesa di San Rocco. Questo raduno straordinario è caratterizzato dalla presenza di trattori agricoli. Questi giganti del mondo agricolo sono parcheggiati in fila, ciascuno riflettendo l'individualità e lo stile del suo proprietario, creando un'atmosfera di festa e devozione. L'area intorno alla chiesa si anima di un'energia unica. Mentre i possenti trattori agricoli, dai colori vivaci e dettagli elaborati, che hanno sostituito i cavalli, i muli, formano un panorama spettacolare. L'evento non è solo una celebrazione agricola, ma anche un'incredibile dimostrazione di unità e fede nella comunità. I trattori, che solitamente rappresentano la forza e la vitalità del settore agricolo, diventano una parte integrante di questo rituale sacro. Uno dei momenti più significativi della celebrazione è la benedizione dei trattori e la distribuzione delle panelle. Spesso, simbolo di abbondanza e prosperità agricola, vengono benedette dal prete durante la cerimonia della Santa Messa. Questo atto sacro conferisce alle panelle un significato più profondo, collegando il cibo alla spiritualità e alla gratitudine verso il lavoro della terra. La giornata inizia con la celebrazione della Santa Messa davanti alla chiesa. Al termine i fedeli si radunano intorno alla chiesa di San Rocco, pronti a partecipare ai riti tradizionali.
Tre giri intorno alla chiesa sono un gesto di devozione profonda e rappresentano un omaggio a San Rocco. Mentre i fedeli camminano, pregano e riflettono, l'atmosfera è pervasa da un senso di solennità e comunione. San Rocco, che portasti nel tuo corpo il segno della croce, prega per noi. San Rocco, che vivesti costantemente su di te la passione, prega per noi. San Rocco, firmato nel cuore della carità, prega per noi. San Rocco, che hai lasciato i tuoi dedicarti ai poveri, prega per noi. San Rocco, hai sacrificato la tua vita per gli ultimi, prega per noi. San Rocco, pellegrino verso i luoghi della fede, prega per noi. San Rocco, che ti sei prodigato per tutta la vita ad assistere i malati, alleviare le sofferenze, prega per noi. San Rocco, che hai curato gli infettati per amore di Gesù Cristo, prega per noi. San Rocco, che hai servito gli appestati con zelo e coraggio eroici, prega per noi. San Rocco, del segno della croce hai fermato la peste e guarito i malati, prega per noi. San Rocco, che hai salvato dal contagio molte città, prega per noi. San Rocco, colpito anche tu dal flagello della peste, prega per noi. San Rocco, risanato miracolosamente, prega per noi. San Rocco, forte nella fede, custodito dall'angelo inviato dal Signore, prega per noi. San Rocco, sfamato provvidenzialmente per mezzo del cane, prega per noi. San Rocco, la cui vita e santità vinsero Gottardo ed attraggono i devoti di oggi e di sempre, prega per noi. San Rocco, imprigionato ingiustamente, prega per noi. San Rocco, morto in carcere come un malfattore, prega per noi. San Rocco, invocato per la liberazione dei malati e delle calamità, prega per noi. San Rocco, confortatore dei prigionieri e segno di speranza e riscatto per i carcerati, prega per noi. San Rocco, amico degli emarginati e di chi è solo dei poveri, prega per noi. San Rocco, modello di pazienza, San Rocco, giovane esempio della gioventù, prega per noi. San Rocco, volontario di carità e nome di Cristo e modello per il volontariato, prega per noi. San Rocco, nostro compagno e pellegrinaggio della vita, prega per noi. San Rocco, pellegrino della tua luce, prega per noi. San Rocco, venerato dal mondo intero, prega per noi. San Rocco, che Cristo ha coronato di gloria e di onore, prega per noi.
La tua collera non ti colpisca, riconciliaci con te nel tuo amore di padre, aiutaci ad amarci gli uni gli altri, a servire tribolate gli infelici nel nostro tempo. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. San Rocco, nostro amico e patrono, vai, vai. Santo che in San Rocco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi rende capaci di attuare una vera comunione in fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente per intercessione di San Rocco, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vi ricordo che oggi la Santa Messa solenne alle ore 18 a San Nicola, poi esce la processione per il paese. Dopo, tra un due minuti, appena si estremiamo qui, torniamo con le reliquie processionalmente a San Nicola. Sì, grano con la... Posso? Sì. Allora, stavamo creando un commento prima con Michele Maticchio, no? Uh-huh. Lui era lì, dico, una volta stavano giù. Sì, il nostro anclatore. Io ho detto la stessa cosa che veniva. Ho detto così. Ho detto così, certo che certi trattori poi. Grandissimi. Aspetta, prendila qua. Fai la fila, fai la fila di là, va.
Ce n'è per tutti. Pure per noi che aspettiamo qua. Io l'ho finito. No, è per non mettere mio figlio. Il marito ha un premio per Gina. Non scendo sotto a fare la fine. Devo scendere sotto per fare la fine, non vado. Ma fatelo dare qui. No, e non me lo dà. Non è giusto perché gli altri fanno la fine. Non ti trovi. No, aspettiamo qua. Leonardo, dimmi tutto. Allora, 40 minuti. Thank you.
ehi! No, non lo permettete. Scusa, eh? Oh, le bustine che avevo terminato, che fai il tuo? Guarda un altro che sto lavorando, per favore. Vai, chiedilo, vai. No, non me lo fa la fila. È giusto farla qui. Grazie. Grazie. Dammene una, per favore, va. Dammene una, solo. Ah, ah, ma che? Ah, sono io, sono io. Dai, va tu, lo dai. Sono io. Che bei dici vuoti tu? Grazie.
l'intero raduno di trattori agricoli, la processione intorno alla chiesa e la distribuzione delle panelle benedette creano un'esperienza indimenticabile. Questo evento unisce la tradizione agricola, la fede religiosa e il senso di appartenenza alla comunità in un modo unico, lasciando una profonda impressione su coloro che creano, stabilendo un legame duraturo tra la terra, la spiritualità e la cultura locale. Dopo la messa serale delle 18 partirà la processione dei tre santi patroni del paese, Sant'Agata, San Lorenzo e San Rocco, attraversando le strade del paese. Questo è Sant'Andrea.
scaldate fare sale. No, e chi deve dire? Non ti fermare. Ma davanti. Mari, quando piglia la colui? Alzati. Questo è San Lorenzo, vedi? Che bacino? Questo è San Lorenzo. Questo è San Lorenzo, vedi? Sì. Questo è San Lorenzo. Mi siete una squadra. No, guarda. Questo è Santana. Questo è Santana. Metto che bella questo guaglione. Thank you.